Sei cinese? Certo, io essere cinese originale. Ma sei sicuro di essere cinese? Certamente, sono cinese da parte di babbo, che era di Plato, e mamma di Monculi. Ma te cinese che cazzo ci fai qui in mezzo al bosco, con questo tempo da lupi che ora viene giù di lupi? A me mi devi spiegare una cosa. Io cinese commerciante, io vendele. Sai che c'è fumaciù? Io ci fumo su. Compla! Tu compra la roba buona di cinese! Ma mi dici un po' una cosa, ma che roba vendi? Un cinese? Mele! Mele? Un mandarino che vende le mele? Ma scusa, come fai a vendere mele che qui giù c'è i contadini che le vendono anche a prezzi tracciati e te vendi le mele qui in mezzo al bosco in questo tempo? Tu, tanto parlare, poco osservare. Tu non avevi letto cartello. Cartello? Mela a tutti i gusti, ma che stronzata è? Tu chiedele gusto mela, io trovale te mela gusto preferito. Sì, la mela al gusto preferito, la che stronzata è? La mela sa di mela. Prova! Se te cinese mi vuoi prendere per il culo, ma io qui non ci mica scritto Giocondo. Trovami la mela che sa di favola, guarda un po', visto che fai tanto il grosso. Ecco qua, mela che sa di flagola. No, ma sa davvero di fragola. Non mi vorrei mica dire che se ora ti chiedo una mela al mango, te mi trovi una mela al mango. Ecco qua, mela che sa di mango. Ma vai, che sa di mango. Porca puttana, sa di mango davvero. Prova ancora gusto. Voglio vedere se ce l'è anche la pasta asciutta. Pasta asciutta. Ecco. No, al ragù di carne. Ma questa è una diavoleria. Voglio una mela alla pera. Pela. Cioccolata. Spinaci. Prosciutto. Mamma mia, incredibile. Tutti i gusti di mela che ti ho chiesto ce l'avevi. Sono proprio sfinito. Io ve l'ho detto te prima. Mela e tutti i gusti. Tu non credere a me. Ora tu convinto? Convinto mai convinto. Però sono sicuro di una cosa. Che la mela al gusto di topa non ce l'hai. Mela, gusto topa! Massa di merda! Gira mela!